Benvenuti a una nuova puntata di Municipio X per questa nuova stagione del 2021. Questa sera insieme a noi il presidente del Municipio 7, Marco Bestetti. Però prima di presentarlo, di incontrarlo e trattare con lui dei temi molto importanti, guardiamo insieme il sommario della puntata. Ci occuperemo della messa in sicurezza delle strade e degli incroci pericolosi. Insieme ancora guarderemo la riqualificazione del quartiere Ormi e infine la scuola di Via Cabella, la sua situazione. E infine ancora, prima di salutarci, abbiamo modo di permettere al presidente di rispondere alle voci da marciapiede. Vedremo poi il comitato Martinetti, quindi che cosa ha in serbo per lui. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito e complimenti per questo nuovo format. La ringraziamo. Molto interessante. Vedremo se dopo insomma, le nostre domande avrà conserverò ancora il giudizio. Esatto. Allora, prima di partire, quindi per sciogliere un po' il ghiaccio e ringraziarcela, abbiamo il quiz presidenziale. Okay. La domanda per il quiz di oggi riguarda quelle che sono le vie non presenti sul territorio 7. Adesso abbiamo la grafica. Quindi la domanda che le pongo è: quale di queste vie non è sul territorio del Municipio 7? Via Luigi Pirandello, Corso Vercelli o via Giulio Natta? Via Natta. Vediamo se la risposta è esatta. Perfetto, direi che ce lo siamo ingraziati, iniziamo bene. Allora, a questo punto possiamo partire e trattiamo di cosa? Della sicurezza delle strade, degli incroci? Sì, è un argomento che mi interessa molto perché è da anni che ce ne occupiamo. Sostanzialmente, fino a qualche mese fa, tutte le istanze di messa in sicurezza di incroci o di tratti stradali pericolosi dovevano essere richiesti a noi col cappello in mano al comune centrale, che aveva delle sue priorità e i suoi interessi dove investire. Di fatto in 4 anni non abbiamo portato a casa nulla perché dal comune non c'era condivisione degli interventi che noi avevamo proposto, che derivano da richieste dei cittadini, non ce le siamo inventate ovviamente di notte, ma è da 4 anni che insieme ai miei colleghi presidenti di municipio abbiamo chiesto di applicare alla riqualificazione delle strade lo stesso meccanismo che oggi funziona benissimo sul verde, quindi di attribuirci un budget dedicato, annuale, all'interno del quale puoi scegliere in totale autonomia quali interventi fare e come farli. Questo è stato oggettivamente ottenuto dopo lunga fatica e trattative con il sindaco e con l'assessore, attribuendo ad ogni municipio un importo assolutamente insufficiente, minimale, molto contenuto, sono 225.000 euro all'anno, quindi 2 lire. Però è un, credo, buon inizio nella direzione giusta, che è quello appunto di consentirci di individuare autonomamente le priorità di intervento e quindi di cominciare a far vedere nei quartieri la risoluzione di problemi che magari hanno 5, 10, 15 o anche 20 anni. Abbiamo quindi individuato una serie di priorità sulle quali il comune di Milano hanno lavorato per presentare i progetti, li mostriamo. Se, sì, la grafica sta mandando appunto ecco, le immagini in anteprima, perché li abbiamo affrontati diciamo internamente come municipio, ma non erano mai stati prima di oggi mostrati ai cittadini. Quindi si tratta di alcuni ambiti particolarmente critici: a Baggio, nell'incrocio tra via Valdintelvi e via Cusago, a Baggio anche in via Colla, in via Forze Armate, a Quarto Cagnino nell'incrocio tra via Marx e via Costant, più in centro l'intersezione tra via Buonarroti e via San Siro. Quindi una serie di ambiti che avevano condizioni, hanno condizioni di pericolo per i pedoni o per il transito veicolare, per diverse situazioni peculiari, che con questi interventi non particolarmente costosi ma molto efficaci puntiamo a risolvere definitivamente. A questo si aggiunge anche la completa riqualificazione di Piazza Ambrosoli, che è un altro ambito oggi molto caotico, molto disordinato, senza verde, davvero urbanisticamente inguardabile, che tra l'altro non rende il giusto onore a Ambrosoli, a cui appunto questa piazza è dedicata. E entro la primavera, intorno al mese di aprile, partiranno i lavori di completa riqualificazione anche di questo ambito, che da un lato mette in sicurezza la piazza, perché oggi è anche pericolosa per il traffico veicolare, e dall'altro prevede una totale riqualificazione, quindi con nuove alberature, nuovi spazi per la vivibilità
dei residenti, un ambito con panchine, una piazzetta che prima non esisteva perché era completamente sommersa dall'asfalto e dalle auto, dove poter anche leggersi un giornale, un libro e stare in tranquillità a godersi il proprio quartiere. Ecco, sono alcuni interventi ai quali tenevamo molto, per i quali ci eravamo impegnati 4 anni fa nella campagna elettorale, che oggi stiamo realizzando, quindi mantenendo le promesse che avevamo fatto. Bene, grazie per la chiarezza, anche perché abbiamo delle immagini in anteprima in questo modo, così abbiamo reso perfettamente l'idea a chi ci sta ascoltando, insomma, esatto, di quelli che sono i progetti che andremo a risolvere, insomma. Andiamo avanti però, perché c'è un altro tema interessante, quello della riqualificazione del Via delle Betulle, il quartiere Olmi. Sì, il quartiere degli Olmi è un quartiere di estrema periferia, è il secondo quartiere più periferico del Municipio 7 dopo Muggiano, è un quartiere relativamente piccolo in termini proprio di estensione, ma al quale teniamo molto perché è collocato appunto in una posizione geografica che rischia in molti casi di essere dimenticato dai progetti di investimento della città. In quel quartiere già abbiamo fatto degli interventi importanti, penso al ripristino della linea 63, una linea di autobus che era stata tagliata dalla giunta Pisapia, che è stata ripristinata per garantire il collegamento dei residenti al resto della città, residenti che sono mediamente anziani rispetto alla media appunto cittadina. Siamo intervenuti su un problema che riguardava lo stazionamento di carovane di Rom quotidiano, che è stato definitivamente risolto, quindi non c'è più ormai da un paio d'anni il degrado portato dalle carovane dei Rom, ma abbiamo un altro tema di riqualificazione urbanistica che il quartiere Olmi aspetta da tanto tempo, e cioè la parte centrale del quartiere, Via delle Betulle e la sua piazza centrale, in realtà non sono fruite dai cittadini come vorrebbero e come vorremmo noi, perché è una strada che, pur essendo formalmente pedonale, è rimasta dal punto di vista urbanistico una vera e propria strada, quindi non c'è la percezione da parte del residente di poter usufruire di questi spazi pubblici, perché è a tutti gli effetti una strada di quartiere che quindi non viene utilizzata per socialità o per essere vissuta. Peraltro la piazza principale di questo quartiere è una piazza senza nome, una colata di cemento anonima, non ha una funzione, non ha un filo di verde, non ha nulla, e quindi diciamo ha delle potenzialità enormi inespresse. Abbiamo quindi deciso di progettare insieme ai cittadini una riqualificazione di tutto questo ambito, che introduca elementi di verde e valorizzi la sua funzione pedonale, aumentando gli spazi anche di socialità per i cittadini, e l'abbiamo fatto appunto, abbiamo voluto farlo e lo stiamo facendo in questi giorni, non calando un progetto dall'alto, ma ascoltando i cittadini nella formazione dal basso di idee e di proposte che poi tradurremo in un vero e proprio una progetto. Collaborazione con i cittadini per i cittadini, diciamo, insomma. Che è quella famosa democrazia partecipata di cui tanti, certo, parlano, ma che poi in pochi attuano. Noi preferiamo parlare poco e agire un po' di più. L'abbiamo già fatto per Piazza Ambrosoli, di cui abbiamo parlato prima, il progetto è nato proprio dal basso, dai residenti, dei cittadini, lo vogliamo fare ora sul quartiere degli Olmi, con una ulteriore, arricchimento della proposta, perché ci facciamo assistere in questo rapporto con i cittadini dal Rotary, da un distretto del Rotary a Milano, che ci mette a disposizione degli architetti giovanissimi, peraltro molto molto in gamba, proprio per aiutare i cittadini a farci delle proposte qualificate ed aiutare noi a dare un riscontro alle aspettative dei cittadini. Quindi credo che sia, oltre all'intervento in sé di riqualificazione, sia molto importante anche il metodo che stiamo utilizzando, quindi di coprogettazione ma vera con i cittadini, che non è come accade di solito a Milano: ho fatto il progetto, sta per partire il lavoro, vi chiamo in assemblea pubblica per dirvi come sarà, ma è abbiamo in mente di fare questa cosa, progettiamola assieme. Anche perché quando il cittadino sente meglio il progetto, poi anche il modo di viverlo è sicuramente se ne diverso, prende più cura, lo frequenta più gradevolmente, e poi posso dire che anche si risparmiano soldi, perché, certo, a noi è capitato troppe volte di veder progetti che nessuno aveva condiviso prima, i cui lavori partivano, quindi soldi spesi, e quando il lavoro era completato i cittadini si lamentavano perché c'era qualcosa che non andava, da cambiare, da modificare.
Quindi perdi tempo perché devi riaprire cantieri che hai appena chiuso, paghi due volte perché devi disfare quello che hai appena fatto, con i cittadini che si arrabbiano perché sotto casa propria non sono mai stati coinvolti. Ecco, noi vogliamo evitare di tenere cantieri aperti, montati e smontati all'infinito, vogliamo evitare di buttare via i soldi e soprattutto vogliamo che il cittadino dica davvero la sua, possa davvero entrare nel merito dei progetti che riguardano le strade o le piazze sotto casa propria. Ecco, crediamo molto in questa democrazia partecipata, ripeto, parlandone meno ma facendo un po' di più. Efficace e funzionale, insomma. Credo di sì. Allora, adesso vorrei proporle un intramezzo, insomma, che è quella che è la nostra rubrica delle top 5. E la propongo perché così poi possiamo tornare a parlare di altri argomenti interessanti. Se avrà piacere di aiutarmi, perché devo chiedere scusa in anticipo agli ascoltatori da casa. Perché il titolo di oggi è "I modi di dire che capisci solo se abiti a Milano e ne conosci i quartieri". Adesso io non sono milanese di origine, per cui la mia pronuncia potrebbe non essere ottimale. Ma andiamo un po' a vedere la classifica cosa ci propone. Al numero 5 abbiamo "El bulo de l'Ambra". E fin qui dovrei essermela cavata abbastanza bene. Al numero 4, "El tumiami de Lorette". Lei tra l'altro li sa i significati di questi modi di dire? No, conosco i quartieri sinceramente, ma non il primo era Lambrate, questo evidentemente esatto. Loreto, ma ho imparato grazie alla scuola di milanese in realtà che è una parola molto carina, perché il tu mi ami, ma è colui che insomma se la sente un po', fa un po' quello che ci crede. Esatto. Però torniamo di nuovo alla classifica. Al numero 3 abbiamo, e questo è difficile, "Te sulla genuveffa", può essere? Non lo conosco. Potreste correggermi da casa, mi aspetto questo. Però il numero 2 è "Il tambur della banda d'Affori". E questo è del mio amico Lardieri, io non conosco Affori. Allora lascio lei però il numero 1, mi qual fa questo favore? Uno? Ah, vabbè, qui giochi in casa, va, Baggia sono all'Orgen. Questo tra l'altro posso anche spiegarvi il significato, essendo un quartiere del mio municipio, lo conosco molto bene. In milanese questo è un modo di dire come dire "ma vai a quel paese". Perché, da dove nasce? Perché a Baggio c'è ancora oggi la chiesa vecchia di Baggio, che è un po' il simbolo di Baggio, che era un quartiere, oggi è un quartiere ma che era un borgo autonomo rispetto a Milano, prima ovviamente che Milano lo inglobasse, lo annettesse. E la leggenda dice che ci fosse a Baggio un organo dipinto sulla parete, quindi che non era possibile suonare, quindi era un modo di dire "va a Baggio, suona l'organo", quello di dire vai a quel paese, e poi è un detto che è rimasto, diciamo, negli anni. Sì, in realtà poi c'è chi dice che l'organo dipinto non fosse mai esistito, ma dato che la chiesa vecchia di Baggio con il suo organo era molto fuori Milano, in mezzo alle campagne, era appunto come dire "ma va a quel paese". Ok, abbiamo l'alternativa che però rimane efficace anche in questo caso, quindi grazie per sì, la sì. spiegazione. No, ma è una scoperto anch'io, diciamo, frequentando ovviamente il quartiere, e devo dire che è molto efficace. Bene, allora speriamo di aver dato delle informazioni anche utili, e chissà che da casa non abbiate una pronuncia. Al prossimo automobilista col quale litigate in macchina, al posto del classico milanese "scusatemi pirla", diteli "ma va a Baggio, sono all'Orgen". Ecco, funziona uguale. Lo riuserò, miglioro la pronuncia e lo riutilizzerò. Adesso però torniamo a noi, torniamo a lei soprattutto. Parliamo della ex scuola di Via Cabella? Sì, siamo sempre a Baggio. Via Cabella è una via del quartiere di Baggio. Questa è una... In Via Cabella c'è una ex scuola, il rudere, lo scheletro di una ex scuola che non è più attiva da una ventina d'anni circa. Tra l'altro ha al suo interno ancora componenti in amianto, è in stato di completo abbandono da allora, quindi da quasi 20 anni. Il comune di Milano 13 anni fa l'ha ceduta a un fondo immobiliare privato, che a sua volta l'ha venduta 2 anni fa a una catena di supermercati italiana, che ha deciso di acquistare quest'area per realizzare un suo punto vendita di quartiere. L'elemento rilevante di questa vicenda è, da un lato, quello effettivamente che finalmente si demolirà e si bonificherà completamente questo ambito abbandonato e degradato da 20 anni nel cuore del quartiere, in una situazione di abbandono e di degrado davvero inaccettabili.
ma soprattutto che anche qui il municipio, pur essendo un'area privata, quindi con un progetto privato, che sviluppa il suo progetto sulla base delle regole urbanistiche del Comune di Milano, quindi come dire, senza uscire ovviamente dai perimetri del consentito, però il Municipio 7 ha voluto giocare un suo ruolo di tutore, diciamo, dell'interesse pubblico, perché abbiamo convinto l'operatore a presentare il progetto in municipio durante un'assemblea pubblica alla quale abbiamo invitato tutti i cittadini del quartiere, che si sono presentati e hanno offerto delle loro osservazioni, proposte, suggerimenti, consigli, alcuni devo dire anche abbastanza di modifica abbastanza rilevanti, e all'operatore abbiamo chiesto di rimettersi a quelle osservazioni, nonostante non fossero evidentemente costretti da nessuna legge. Dalla mediazione che ne è nata tra il municipio, i cittadini e l'operatore, è nato un progetto profondamente modificato, che partirà entro l'estate, che prevede, oltre all'abbattimento ovviamente della scuola, ma la riduzione dell'80% dei parcheggi in superficie, che prima occupavano praticamente tutta l'area, pavimentandola quasi completamente e portando i posti auto sottoterra, quindi con un esborso notevole in più per l'operatore privato, quindi senza che il cittadino, senza che il contribuente, che la città spenda un euro in più. E quindi, a fronte di questa riduzione del numero di posti auto in superficie, la estensione dell'area verde si è triplicata, arrivando a più di 1560 metri quadri di nuovo verde che sarà pubblico, che verranno ceduti al Comune di Milano e quindi alla libera fruizione dei cittadini, anche con un parchetto, con un'area giochi per i bambini, perché di fianco c'è un asilo, tutto a spese dell'operatore. Quindi anche in questo caso il lavoro di mediazione del municipio e il coinvolgimento dei cittadini ha portato a una sostanziale modifica di un progetto privato, con maggiori costi ovviamente a carico dell'operatore e a beneficio dei cittadini del quartiere, con meno parcheggi in superficie ma mettendoli sottoterra interrati, e più verde pubblico a disposizione dei cittadini. Quindi credo un altro risultato di cui io sono profondamente orgoglioso e fiero, ma di cui anche i cittadini credo che siano assolutamente soddisfatti, che anche in questo caso partirà entro l'estate con i lavori di demolizione e bonifica di questo rudere, che è lì da 20 anni senza che nessuno avesse mai neanche affrontato il problema. Sì, anche perché è una questione, insomma, molto calda, molto sentita da chi ci ascolta, per questo è interessante appunto sentire la sua spiegazione chiara e precisa. Sono tante, purtroppo, ancora molte le aree abbandonate, dismesso, degradate, pubbliche e private, che necessitano di interventi di riqualificazione. Devo dire che noi siamo stati certosini nell'andare a individuarle e soprattutto seguirle, perché quelle pubbliche è onere ovviamente dell'amministrazione trovare delle soluzioni, ma quelle private, dove evidentemente l'operatore privato ha in mano il pallino, ci deve essere un ruolo di regia da parte delle amministrazioni locali, comunale e municipale, per ottenere da progetti privati il miglior beneficio pubblico. In questo caso devo dire che quello è credo un ottimo esempio di come la regia del municipio abbia portato dei benefici per i cittadini a spese dell'operatore. Insomma, un bel risultato. Certo, ed è importante anche che i cittadini sappiano e conoscano appunto quelle che sono le tempistiche e i modi con cui si risolvono poi queste questioni. Purtroppo lunghi, ma con tenacia e impegno ce la si fa. La chiarezza sicuramente aiuta. Allora, adesso arriva un momento per allungare un po' quello che è il momento dell'informazione circa il Municipio 7. Abbiamo la voce del marciapiede, la nostra rubrica, gestita dai comitati. In questo caso noi abbiamo il comitato Martinetti che ha una domanda per lei. Sono Raffaele Cormio, presidente del Comitato Martinetti. Come comitato chiediamo al presidente del Municipio 7 quali attività sono state poste in essere al fine di avviare i lavori di caratterizzazione dell'area ex asilo Martinetti.
Senza queste attività preliminari non possiamo sapere lo stato dei luoghi e quindi poter valutare insieme ai cittadini cosa avverrà su quel terreno. Quindi chiediamo quali sono i tempi e se è stata prevista l'attività di analisi e prelievo del terreno. Infine chiediamo quali atti sono stati posti in essere al fine di eliminare quel bene dal piano delle valorizzazioni del Comune di Milano. Grazie. Allora, dopo aver visto questo video, lascio a lei la parola. Sì, intanto io ringrazio Raffaele Cormio e tutto il comitato di quartiere che negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, ha davvero sollecitato più volte il municipio e l'amministrazione comunale a risolvere alcune questioni aperte, devo dire, da tanti anni. Lo fa con grande spirito di servizio e con un'attenzione civica che a me piace molto. Quando i cittadini, a prescindere dal ruolo istituzionale, si mettono a disposizione dei propri concittadini, è credo qualcosa di molto positivo che fa bene a tutta la città. Per rispondere alle domande e alle sollecitazioni di Raffaele del Comitato, dico questo. Si tratta innanzitutto di un'area che era occupata fino a qualche anno fa da un ex scuola, un asilo, che è stato demolito. L'area è stata ripulita evidentemente dai detriti, dai calcinacci, ma non è stata ancora aperta alla fruizione del pubblico e quindi non è stata resa un parco, un giardino per i cittadini del quartiere, che è un quartiere molto popoloso e molto densamente costruito e quindi ha una grande esigenza di spazi verdi, perché delle precedenti analisi dei terreni che risalgono un po' di anni fa avevano rilevato la presenza di sostanze inquinanti che non sono compatibili con l'apertura di quest'area alla libera fruizione come parco. I cittadini quindi ci hanno chiesto di aggiornare queste analisi dei terreni per capire se ancora oggi sussiste questo elemento di preoccupazione o comunque di attenzione che dobbiamo riservare a quest'area per la composizione del terreno, perché poi a seconda degli esiti che queste analisi daranno si potrà o meno aprire alla libera fruizione dei cittadini come parco o con altre funzioni magari di natura sportiva quest'area. Il problema è che da anni se ne parla e nessuno l'ha mai fatto. Allora, ci siamo anche in questo caso intestarditi e quindi la notizia che voglio dare a Raffaele e a tutti i cittadini è che finalmente è stato individuato all'interno dell'area municipi un budget di circa 40.000 euro per affidare queste attività di indagine dei terreni e di caratterizzazione dell'area a MM, una società del comune, e queste attività dovrebbero partire a breve con un sopralluogo congiunto con ARPA. Si prevede che in 4 mesi circa le analisi di questi terreni, quindi i carotaggi, la verifica della natura di questi terreni e i risultati potranno essere diffusi ed effettivamente acquisiti al patrimonio di conoscenza della città e sulla base di questo capire e decidere che cosa fare. Per quanto riguarda la seconda domanda relativa alla possibilità di togliere quest'area dal piano delle alienazioni, delle vendite del Comune di Milano, perché il Comune ha, credo io profondamente sbagliando, ha inserito quest'area all'interno di quelle che sono destinate alla vendita sul mercato a privati, di fatto impedendo una sua futura funzione di verde pubblico, perché è evidente che se un privato la compra non è che la lascia a prato libero per i cittadini, perché San Francesco ce n'era uno e poi è difficile che ci siano tanti altri come lui. E noi, oltre a questa analisi dei terreni che abbiamo portato a casa e che a breve inizierà, stiamo insistendo perché il Comune di Milano tolga quest'area dal suo piano delle alienazioni e delle vendite, quindi rimanga un'area a tutti gli effetti pubblica, patrimonio pubblico, che possa essere quindi poi, qualora fosse necessario, bonificata e finalmente riaperta alla libera fruizione dei cittadini come area verde per i bambini, per gli anziani, per le famiglie, che possa tornare ad essere quello che tutti i cittadini vogliono che torni ad essere, quindi un'area pubblica, fruibile, utilizzabile in un ambito che davvero ha un bisogno disperato di spazi verdi, di spazi all'aperto per giocare, per vivere il proprio quartiere
all'aria aperta. Ecco, su questo evidentemente abbiamo bisogno della collaborazione del Comune di Milano, perché decide il Comune cosa vendere e cosa no. Ecco, io credo che sia stato un profondo errore dell'amministrazione Sala quella di pensare di vendere ai privati quest'area. Noi diciamo che deve invece rimanere assolutamente pubblica, deve essere destinata a verde di quartiere, a verde pubblico, a patrimonio di tutti i residenti. Combatteremo insieme ai tanti cittadini che ci stanno supportando in questo, hanno fatto anche una raccolta firme davvero strepitosa e a loro faccio i complimenti, ma la battaglia va avanti, perché sulle analisi dei terreni ci siamo, sulla vendita bisogna ulteriormente sollecitare il Comune, perché non hanno ancora capito l'importanza di questa operazione. Bene, intanto la ringrazio, perché sicuramente questa risposta era dettagliata. Allora speriamo di aver anche accontentato il comitato, che avrà avuto modo di avere un confronto così diretto a questo punto. Colgo così l'occasione di salutarla, insomma, e di ringraziarla per tutte le informazioni date. Grazie a voi, quando vorrete, insomma, più che volentieri torno a raccontarvi questo meraviglioso La ringraziamo, municipio. Insomma, cerchiamo di offrire un servizio di informazione a voi che siete da casa, e quindi qualora aveste delle domande, delle informazioni aggiuntive, non esitate, insomma, a usare la piattaforma per contattarci, e noi cercheremo di rispondere a tutte le domande future. Complimenti per il vostro lavoro e in bocca al lupo per Grazie. Le prossime sfide. Grazie, la ringrazio, e a voi invece auguro una buona serata. Alla prossima.